Patacchiola, 3-2 in casa, avete perso col San Cesario, c'è tanto rammarico perché sul due pari con l'uomo in più speravate anche di vincere. Sì, siamo partiti male, 1-0 per loro, siamo stati bravi a recuperare la partita facendo 1-1 e niente, sul 2-2, sul 2-1 per noi la partita era andata un po' in discesa, non abbiamo sfruttato altre occasioni, poi abbiamo preso il 2-2 per via di un episodio, chiamatelo come volete, però niente, hanno trovato il gol della domenica al 3-2, però no, non c'è rammarico, nel senso che noi i punti erano fondamentali e penso che erano giusto che venivano dalla parte nostra. Purtroppo non sono venuti così, noi continueremo a lavorare come abbiamo lavorato in questa settimana, come abbiamo lavorato nelle scorse settimane, e secondo me ci toglieremo grande soddisfazione. Senti Simone, ovviamente avete preso i due gol su calci da fermo e ovviamente c'è il rammarico, ma li avete fatti anche voi, però proprio sul piano del gioco il Zalargius è piaciuto e non ha mancato la prestazione. No, noi abbiamo giocato a calcio, loro meno, però questo gioco chi segna di più vince, chi fa più punti alla fine si salva o punta in alto. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che ora giochiamo bene, ma dobbiamo cominciare a fare anche punti. Senti, per te è una contentezza a metà, hai fatto gol, speravi che il tuo gol portasse i punti, non l'ha portato, però comunque segnare fa sempre piacere. Sì, fa sempre piacere, preferivo farmi 2 autogol che la partita finiva 3-2 per noi, però è andata così, ripeto, ripartiremo da questo risultato. A lungo andare secondo me ci toglieremo grandi soddisfazioni, la squadra c'è, il gruppo c'è, abbiamo un allenatore capace, abbiamo un allenatore che sa quello che fa e siamo contenti di lui, siamo contenti di come ci alleniamo e non dobbiamo mollare niente. Oltre al tuo gol, gol di Antonio Usai, quindi il contributo la difesa l'ha dato, però probabilmente volevate darlo per non subire gol. Sì, magari la prossima volta staremo più attenti a non subirlo che a farlo e magari gli attaccanti lo faranno e noi saremo un po' così più tranquilli. Senti Simone, beh, era importantissimo cancellare quel 6-0 che è clamoroso per il punteggio, però voi l'avete vissuta sul campo, oggi avete dimostrato che è stato cancellato ampiamente e bisogna ripartire sul gioco che avete prodotto oggi. Sì, ma noi già sapevamo che quel 6-0 era una parentesi aperta e chiusa lì, in settimana ne abbiamo parlato, tutti erano consapevoli che è stato un caso e come dimostrato oggi siamo questi di oggi e continueremo per la nostra strada. Senti Simone, parentesi personale, come ti trovi in Sardegna? Hai accettato questa scommessa col Zalargius, oggi il solito sole che contraddistingue la Sardegna, 28 gradi, come ti trovi, come ti stai trovando? No, in Sardegna si sta bene, qui a Zalargius mi sono subito ambientato, per adesso io non mi posso lamentare, nel senso che sto bene. Voglio continuare qui la mia esperienza quest'anno, voglio portare alla salvezza il Zalargius e poi il prossimo anno vedremo. Grazie Simone, complimenti. Grazie. Per il gol, per la prestazione e speriamo che vengano anche i punti oltre alle belle gare. Speriamo. Grazie.